Ciao, un piacere essere qua con voi. Sono molto Come stai? Tutto contento. bene? Tutto bene, dai, tutto bene. Tutto a posto. Me e la famiglia. Diciamo che questo cambio di maglia è stato molto recente, ma quasi non sembra, Nick, perché Paolo da quando è arrivato al Cagliari ormai Di casa. è di casa, almeno così Ma perché sembra. la peculiarità della Sardegna è far sentire tutti a proprio agio, quindi ce Subito. lo potrà confermare forse Paolo, vero? Guarda, mi hanno messo subito tutti a disposizione per aiutarmi in questo cambiamento, quindi sì, stiamo tutti bene. Vai, vai. No, chiedevo, oggi giornata scarica di allenamento, cosa stai facendo? Sì, siamo allenati al mattino, ho recuperato un po' la settimana intensa che abbiamo fatto e quindi adesso, appena finito di mangiare, parlo con voi e poi Che vado a grandino, casa. veloce. Intanto ricordiamo che da casa ci possono scrivere le domande, le riferiremo noi a Paolo, quindi qualunque curiosità scriveteci pure qua in chat perché io e Ale ve le leggiamo e niente, interagirete con Paolo voi stessi Io direttamente. parto subito forte con le Vai, vai curiosità diretto. perché ho guardato un po' da quando è arrivato Paolo al Cagliari. Beh, Ranieri veramente sembra essersi calcisticamente innamorato di te. Insomma, com'è stato? Com'è stato farsi subito accettare dal gruppo, ma soprattutto dal mister, avere la fiducia del mister e avere questa continuità? Non è scontato, no? Guarda, sinceramente per la prima partita così partire subito giocando da titolare non è una cosa che mi aspettavo, sono sincero, anche perché era tutto successo velocemente, sono arrivato, poi ho fatto pochi allenamenti e quindi però come hai sottolineato credo che l'abbraccio del gruppo anche, sai, farmi sentire subito tranquillo è una cosa che è stata importante. E poi la fiducia del mister, e credo che questo sia un punto molto forte del mister, che lui è convinto nelle cose che fai e quindi ti trasmette anche questa serenità, questa fiducia che poi in campo la puoi trasmettere. Poi, tra l'altro, Ranieri è tornato a Cagliari ed è stato accolto, Paolo, correggimi se sbaglio, come un re. È tornato dopo tantissimi anni. Che effetto ha fatto non solo su di voi, come ci hai appena detto, ma anche sull'ambiente, sulla piazza in generale? Avete potuto vedere la prima partita del suo ritorno, l'atmosfera che c'era, quindi è una carica molto importante, anche perché in casa fino adesso abbiamo fatto tre risultati pieni, quindi si vede proprio che è una forza che dobbiamo continuare a portarla dalla nostra parte. Tra l'altro, credo che non sia, come dire, una coincidenza il fatto che, insomma, Ranieri si sia così abbia apprezzato fin da subito Paolo, anche perché sono arrivati, non dico quasi nello stesso momento, però insomma, sono arrivati in Certo. corsa. Arrivare in corsa in una realtà, Non è mai Paolo, facile. che comunque era abituata da diversi anni alla Serie A. Non so se questo l'hai recepito, cioè, che città è Cagliari a livello di tifoseria, a livello anche di, tra virgolette, passami il termine, pretese ogni domenica, cioè insomma bisogna andare in campo e puntare sempre alla vittoria, immaginiamo, Dimostrare, però certo. soprattutto a Cagliari, no? Sì, guarda, come hai detto la cosa della Serie A, io ho trovato qua una struttura molto preparata su tutti i livelli, sia di struttura di allenamento, ma anche come mentalità, quindi è una cosa che riesce subito a percepire. Poi in città, come hai detto, la gente vive molto di questo, trovi le persone per strada che ti incitano alla partita e quindi si vede che la gente tiene tanto. In Sardegna hai già assaggiato qualcosa di tipico? Inizi Ti subito. stai, si parla di cibo, diretti proprio. Ti Per stai fortuna mangiando, se abbiamo mangi già qualcosa di mangiato. particolare che ti piace, insomma, che non potevi mangiare in altre regioni d'Italia, ovviamente, perché peculiarità ci sono. Guarda, sì, io questo fine settimana proprio sono stato invitato a un pranzo dove mi hanno fatto assaggiare il maialetto, così che si Ah, dice, beh, no? esattamente così. Quindi è una cosa bella perché per me, io sono cresciuto in una famiglia dove i miei zii fino ad oggi lavorano con i maiali, quindi
avevamo già questa abitudine in Brasile di fallo, e quindi per me è stata una cosa bella poter sapere che è una cosa di tradizione qua e ritrovarla così, molto interessante. Ti fa sentire a casa. È buono, perché in Italia dove vai mangi molto bene. Sì, sì, tra l'altro veniva da Modena, insomma, anche in Emilia, non è che, no, che mangia male. Però il maialetto verrà in Sardegna, te lo farà assaggiare. L'ho già assaggiato. Ma secondo te, io cosa però, mi perdo? Quello che ti faccio io. Comunque, devo fargli i complimenti per la pronuncia, perché maialetto è come in realtà si dovrebbe dire, no, in tutta Italia, perché poi inizia a sentire porceddu, porcetto, altre cose, maialino, cose varie. È maialetto, è appena arrivato in Sardegna e l'ha già pronunciato bene, quindi... Vedi. Posso dire. Come lo fate in Brasile? Molto simile, sai, credo che il concetto è sempre lo stesso, magari a volte è uno un po' più grande, però credo che il concetto è sempre lo stesso. Straordinario, io starei qua a parlare per ore e ore di cucina. Però abbiamo anche delle domande da casa. È peccato, parliamo di calcio, quindi vabbè, vai. No, parliamo di calcio un po', perché domani... Ah, una cosa interessante sulla cucina che hai detto è che... Credo che Cagliari sia la città dove ho trovato più ristoranti brasiliani in tutte le altre città che ho giocato. Veramente, qua c'è... qualche giurascheria c'è, sì, effettivamente. Sì. Ma scusa, buone giurascherie, sì. In una settimana quante volte mangi brasiliano e quante italiano? No, guarda, no, allora, ormai sono 9 anni qua in Italia, quindi ho preso molte abitudini... Diciamo che a casa con mia moglie mangiamo a volte metà, a volte più l'italiano, e quindi poi non so, la domenica magari vai a mangiare un po' la churrascaria così, ma è così, cerchiamo di fare un po' e un po'. Ma anche tua moglie è italiana o brasiliana? Mia moglie è brasiliana, ah. È qua con me da 6 anni, e quindi anche lei è innamorata d'Italia e tante abitudini abbiamo già preso da qua, quindi... Tipo qual è l'abitudine italiana che pensi di aver acquisito più velocemente, che senti di avere tu ormai? Che se vai in Brasile dici, ma che fai? Ti dicono. Guarda, allora, già che stiamo parlando del cibo, entriamo in questo argomento. Sì, sì, sì. In Brasile per cucinare la pasta a volte chiamo mia mamma e chiedo come hai fatto la pasta, e è una cosa proprio che ce l'hai, che una volta che impari qua non riesci più a farla in un modo diverso, capito? Sì, i tempi di cottura, il sale, sono cose ormai che diventano sacre, poi arrivi lì e la pasta scotta, no. Sai? È che le dai per scontate in Italia, è quello il fatto. Poi arrivi qua, impari, Paolo torna in Brasile e dice, ragazzi, io la pasta devo mangiarla per forza così, la posso mangiare. Così, sì, in altro modo. Che prendi l'abitudine. Poi, tipo in Brasile, magari le famiglie a volte non hanno l'abitudine di cenare proprio, sai? Qua in Italia vedi che c'è proprio... non so, all'ora del pranzo, poi c'è il riposino dopo pranzo, che è una cosa che, diciamo, caratteristica qua anche dei negozi. In Brasile, per esempio, non c'è la chiusura pomeridiana, diciamo. I negozi sono quelli da un orario all'altro, e perché per me è una cosa, secondo me, importante, sai, avere questo tempo di riposo. Sono tante piccole abitudini. Vero. Che poi vai a fare un conto e dici... Ma il mio cuore com'è? Brasiliano, italiano? È una via di mezzo, probabilmente, Paolo. Allora, io ho trovato un termine per definirmi. Tu diventi una persona ibrida, nel senso che acquisisci cose delle due nazioni così, e poi ti ritrovi che ti piacciono tante cose da una parte e tante da un'altra. È una cosa bella, è un'esperienza bella. Sono contento di poter vivere questo. Italo-brasiliano. Vabbè, questo è un gioco che ti è venuto bene. Comunque, no, bello, perché comunque pranzo e cena in Italia, lo sappiamo, sono un momento anche, no, di convivialità. Di socialità, di convivialità. Ma è così anche con i tuoi compagni? Cioè, quando vi trovate a pranzo, a cena, parlate di campo, parlate di altro? Ci racconti un pochettino com'è l'ambiente? Allora, qua diciamo che c'è l'abitudine che pranziamo insieme tutti i giorni praticamente, capito? È una cosa che per il gruppo, secondo me, è molto buona, perché, come avete detto, è il momento in cui magari ti siedi al tavolo e
e parli di tante cose, parli di calcio, parli della vita. Io tendenzialmente parlo anche, sai, avendo due figli, a volte ti ritrovi con quelli che hanno figli, parli un po' della famiglia, sono cose che a tavola veramente è un momento in cui devi sfruttare bene. Si correggono più sui consigli per i figli che sui consigli in campo. Cioè. Almeno a pranzo e a cena è giusto, sì. Però. Poi in campo, parliamo di campo, però poi... Come rimproverare. C'è lo spogliatoio, che è un momento in cui dove condividi tante cose. Certo. Tanto Matte Celso ci chiede, a proposito, qual è il compagno più simpatico e quello più casinista? Al Cagliari, ovviamente. È una domanda difficile questa. Da ridi però, eh. Vabbè, sono arrivato da poco, quindi sto prendendo anche il tempo per conoscere bene le persone. E... Allora, compagno simpatico. Dicevo, parlo di, quindi di Luvumbo, di Zitto, che è una cosa interessante, che noi parliamo la stessa lingua anche se proveniamo dai posti diversi, perché certo. Dove lui è nato... Si parla il portoghese e quindi a volte ci prendiamo in giro e quindi parlo di lui, dai. Però le cose, è anche quello che fa. È anche casinista, No, è scherzo, dai, quello lì. Beh, ma aiuta l'ambiente, aiuta lo spogliatoio e la squadra. Angolano. È diverso però il portoghese, cioè c'è qualche cadenza diversa, un po' come pronuncia. Allora, loro sono più collegati con Portogallo, quindi c'è... C'è una differenza di accento e anche qualche congiugazione diversa dai verbi, così, dai tempi. Quindi, però capisce tutto. Magari hai un modo di dire diverso di alcune cose, però alla fine capisce bene. Io, Paolo, ho vissuto qualche mese a Lisbona, avevo fatto l'Erasmus lì, e mi rendevo conto che, ovviamente, c'erano tanti brasiliani proprio per il legame di lingua, e mi rendevo conto che un brasiliano era più facile da capire piuttosto che un abitante di Lisbona, che avevano questa peculiarità di parlare spesso con la bocca un po' più chiusa, no? Quasi un po' più dialettale, nonostante fossimo noi in una capitale. Magari parlano anche un pochettino più veloce di noi, quindi sì. Non è, a volte è più facile. Dipende anche da dove uno proviene in Brasile, che anche in Brasile c'è un po' simile al dialetto qua, diciamo, che alcune zone che vai parli in un modo un pochettino più chiuso, più aperto. Ci sono tante differenze anche. Vabbè, allora ti chiedo, hai già imparato qualche parolina in sardo? Castedù, diciamo così. Vabbè, giustamente, è la prima che devi imparare. Se... Bravo, impariamo subito questa. Se arrivi al Cagliari, appunto. Sei molto amico di Felipe Anderson, a proposito di Brasile, vero? Sì, abbiamo un'amicizia molto stretta. Abbiamo avuto l'opportunità anche a Capodanno di stare insieme. È una cosa nata così all'ultimo, sai, sono le cose belle dove dici cosa fai, stiamo insieme, e quindi è stata una bella esperienza per noi. Chi è il tuo giocatore brasiliano preferito in questo momento? In questo momento, allora parlo prima di quello che mi ha un po' ispirato. Vai, da piccolo, che è stato Ronaldo, fenomeno. Credo che lui per il Brasile rappresenta tanto, perché ha fatto delle cose sia con la nazionale, ma anche dove ha giocato, dove ha impressionato tutti. E quindi ho una memoria affettiva, sai, quando ti ricordi da bambino in chi ti ispiravi, così. Ho visto giocare il mondiale quando ha vinto, le giocate, i gol che faceva. Quindi lui per me è stato un punto di riferimento importante fin dall'inizio. Neymar è uno che credo che a chi piace il calcio, anche è un giocatore che è bello da vedere, diciamo. Poi c'è Vinicius, che secondo me è in un momento molto buono, che sta, sai, al Madrid. Sia lui che Rodrigo stanno facendo delle cose importanti, direi così, dai. Quindi dai, Vinicius e Neymar. Sì, cioè, al momento sono brasiliana. Mi dispiace per i mondiali, perché veramente vedi che il Brasile ha
aveva tanti nomi, tanti ragazzi giovani, una squadra che poteva fare una cosa, un grande percorso, e quindi in Brasile c'è, dai, è un paese talmente grande che i talenti escono così in maniera naturale. Immagino che lo saprai, in Italia si dice rosicare. Allora, quanto hai rosicato per la vittoria dell'Argentina? Guarda, mi hai messo una domanda difficile perché meno male sono in Italia, quindi posso rispondere. Io tranquillo, tanto non ci ascoltano da... in Sud America. No, no, no. Su YouTube non si vede tanto in Brasile. No, c'è un amico che è abbastanza stretto, che lui ha messo anche dei post su Instagram, no, dicendo così: come può un brasiliano essere felice per Messi, per l'Argentina, così. Vai, vai, non lo diciamo a nessuno tanto. Dai. No, guarda, allora, io sono per il calcio perché vivendo il calcio tu capisci tante dinamiche. Quindi, come ha fatto anche Neymar, riconoscere che per Messi è stata una cosa importante, sai, una cosa che fa piacere per uno che ha contribuito al calcio come lui ha contribuito, quindi diciamo che sono contento per questo coronamento della carriera. Sì. Beh, è una bella cosa, anche comunque. È stupenda, sì, questa, sì, cosa. Aspettavo dicesse no, li detesto, non... E invece alla fine è partito con la premessa e poi ha detto no, ma in realtà sono contento, quindi è bello. Sentire questo, secondo me, è indicativo del fatto di quando anche a noi stessi, Paolo, ci chiedono: ma tu che parli di calcio, che squadra tifi? Io dico sempre che la prima cosa a cui penso è tifo per me stesso. Poi, conoscendo le dinamiche che si vivono lì, è difficile vedere tutto dal di fuori, vedi tutto dal di dentro, e quindi magari proprio hai un altro tipo di prospettiva. Sei guidato dall'entusiasmo e dalle dinamiche che poi ci sono, e secondo me, allo stadio, no? Certo. Lui, Paolo, si immedesima in Messi, o comunque in un compagno di Messi, ed effettivamente è qualcosa di... Sì, sì. È stato qualcosa di incredibile. Sì, è vero. Perché è così, tu dopo, quando vivi proprio, che capisci le dinamiche, le difficoltà. Per esempio, anche, apro una parentesi qua, il mio trasferimento qua. La gente che guarda di fuori vede che Paolo si trasferisce da Modena a Cagliari, però non c'è Paolo, c'è Paolo, due figli, un figlio piccolo, certo, la moglie, il trasloco. Sai, sono cose che veramente uno, quando vivi, vedi che non è semplice, sai, a volte sono tante dinamiche dietro da, diciamo, da una vita di un calciatore, che da fuori può sembrare facile, fai giochi a calcio, però le dinamiche interne a volte sono difficili da affrontare, i cambiamenti, le cose, quindi apprezzare questo è una cosa importante, soprattutto per chi vivi, capito? E che tra l'altro spesso si pensa, no, che un calciatore sia H24, campo, ma poi campo, si abusa al calciomercato, va da una parte, va quello. In realtà sono assolutamente delle persone come tutti, e alla base c'è la famiglia, ci sono dei valori che ovviamente prescindono, diciamo, dai valori di campo di per sé, quindi è anche questo, insomma, un bel messaggio, no? Che fa passare Paolo. Ma poi non ricordo adesso i tuoi bimbi quanti anni hanno, però non lo so se sono, quanti anni hanno? Giulia ha 3 anni e Tommaso ha 4 mesi. Piccolino, però pensa, se fossero stati un po' più grandi, a no, essere in una classe, per dire, all'asilo, cambiare i compagni, sì, sì, cambiare le maestre. Le decisioni del padre vanno a influenzare ovviamente la loro vita. È così, sono le sfide che dobbiamo prendere, e lo facciamo perché è il nostro lavoro, e quindi sono dinamiche che deve affrontare. Poi la Sardegna, l'area di Sardegna fa bene i bimbi, quindi comunque ha pescato, è andato bene uguale. Ma invece, Paolo, facendo un passo indietro, come hai citato tu appunto il tuo trasferimento, ti chiediamo: che ricordo hai del Modena e dei tifosi del Modena? Guarda, ho risposto anche a questa domanda nella prima partita che ho fatto qua, perché... chiedendomi di alcune cose particolari che sono successe, io porterò con me un bel ricordo per quello che abbiamo vissuto insieme. Sai, fare 14 vittorie di fila, andare allo stadio sempre, sentire quell'atmosfera, sono tante cose. Il periodo a me sembra di più, non lo so, a volte ho vissuto un anno e mezzo, però sono state talmente intense, cose belle vissute, che
che ti danno questa memoria positiva, quindi mi porterò sempre quello, l'atmosfera. Il campionato è difficile perché è all'ultima giornata dopo tutto quello che abbiamo fatto, quindi mi porto questo dentro di me. E ci sei tornato da poco, tra l'altro, a Modena. Non so com'è stato, magari qualcuno non si aspettava il tuo trasferimento, però poi sappiamo che le cose accadono. Tu quei giorni come li hai vissuti? Cioè, che anche quando, perché prima leggevo anche un messaggio, cioè quando è arrivato la proposta dal Cagliari, che giorni sono stati? Al di là adesso del tuo aspetto personale, privato, che insomma ci hai già spiegato, impatta, sì, proprio a livello emotivo, scegliere un'altra squadra? Guarda, non è semplice perché... ho vissuto una stagione incredibile, ho avuto anche un momento difficile, quindi non è facile fare questa scelta. A volte è comprensibile, come hai detto, non so, magari sono arrivato lì vedendo da fuori, magari la gente non vede tutto e quindi io accetto anche qualche critica oppure quello che è successo, perché la gente vede di fuori, però... ribadisco che le cose positive, le cose belle che abbiamo vissute porterò con me, e so che ci sono dei tifosi che mi hanno scritto, delle persone che mi hanno scritto che comprendono questo passaggio per la mia carriera, quindi è così, nel calcio a volte ti deve prendere delle decisioni e essere consapevole, accettare quello che succede e andare sempre avanti. Ma invece, Paolo, tornando invece alla partita di inizio stagione, quella clamorosa che hai fatto contro il Sassuolo, no? E lì si è iniziato a parlare, no, di Paolo Azzi magari vicino ad altre squadre, comunque tanti voci di mercato. Sì. E cosa passava nella tua testa in quel momento? Cioè, cosa stavi pensando tu? A volte in una persona normale, anche non in un calciatore, insomma... le pressioni possono giocare dei brutti scherzi, sei d'accordo oppure non ti hanno toccato quelle voci là di mercato? Oh, allora, è impossibile uno che dica che non si è toccato da delle opportunità così, perché è normale, soprattutto per la storia che ho personalmente io nel calcio, per i momenti che ho vissuto, quindi per me... è una cosa importante per la mia età, capito? E certo. Mi permette ancora di sognare, anche perché oggi nel calcio, il calcio ogni anno diventa sempre più giovane, no? Più vecchio diventi, dico ormai sei vecchio, ormai non hai più l'età, e invece riesci a capire che no, che puoi ancora sognare, puoi ancora vedere che se fai bene le porte si aprono, e quindi questo mi ha permesso di avere questa visibilità in più e di poter sognare ancora, di poter continuare a crescere, a prescindere se ho 28 anni, 29, di provarci, capito? Di provarci fino alla fine e vedere dove potrò arrivare. Guarda, Nick, è un discorso che facevamo anche la scorsa settimana con Thiago Casasola, argentino, okay, quasi stesso ruolo. Ma secondo te Baschirotto vi fa sognare tutti quanti? Perché, insomma, un giocatore che è arrivato in Serie A, a imporsi in Serie A, ad essere conosciuto in Serie A, dopo tanti anni, cioè non è un giovane promettente, tipo, per tutto rispetto, cioè Baldanzi, per dire, molto giovane, no, certo, e sta emergendo presto. Beh, percorso fatto anche da Lasagna, da Di Lorenzo, cioè ci sono dei casi del genere, Paolo. Anche Messias, diciamo. Messias, per dire. Quindi sì, sono tutte storie che è la cosa bella del calcio anche, no? È vedere che ci sono alcune dinamiche che si muovono, alcune cose che succedono, che ti permettono poi di ritrovarsi... Io 2 anni fa ero tornato in Serie D, capito? In Serie D? Non sapete questa cosa. Dove? Io sono... Allora, questa è una cosa interessante. Nell'anno del Covid... rimango per la prima volta svincolato dopo tanti anni che ero in Italia, collegato a una squadra in Brasile. È successo che avevo la possibilità di avere i cartellini in mano, diciamo così.
E lì è stato un momento chiave per me, perché io credo che ognuno ha affrontato il Covid in un modo, è stato veramente difficile, credo, per tutti. E pensate me, da qua in Italia, lontano dai parenti, così con una bambina piccola, in quel momento lì, tante cose mi sono passate per la testa, capito? Anche non solo la possibilità di dire: vale la pena restare qua e lottare ancora, capito? È stato un momento veramente chiave per la nostra famiglia. E in quel momento lì, mi è apparsa questa opportunità, anche se avevo mercato in Serie C, è stata proprio una scelta per quel momento lì, per me è una scelta che ho pensato ai miei figli, alla mia famiglia, e ho messo la carriera, diciamo così, la prospettiva della carriera un po' da parte. E da lì è ricominciato un percorso che mi ha fatto arrivare oggi qua a sognare in poter arrivare nel massimo livello. Quindi questo per me è una storia e una cosa che è incredibile. Pensare che 2 anni fa avevo quei ragionamenti, oggi mi ritrovo qua ad avere un altro. Vedi come sia il calcio che la vita ti danno delle possibilità di Un ricominciare, di concetto di riprovare. esatto, di ripartire da capo e di resettare quasi, no? E di dire riparto da qua, ma devo arrivare. Ma come mai però la scelta della D? A Seregno, dove eri? Sì, guarda, Seregno aveva un progetto che alla fine hanno vinto quell'anno lì, quindi poi c'era un progetto molto importante. Per me era una situazione contrattuale molto buona per la mia famiglia. Sai, è una scelta. Situazione ideale. Ti sei trovato Bravo. nella situazione Pensa a te. ideale per Però te. uno in quel momento dice: ma per la tua carriera, secondo te è la scelta? Io in quel momento lì ho messo la priorità davanti che avevo, e quindi vedi, a volte se tu pensi tanto, ognuno dice: devo arrivare, devo essere lì. A volte tu devi proprio lasciare che le cose, Accadano. lasciare andare, non pensare che hai il controllo, che dici: no, ma se vado per questa strada qua. No, a volte la vita ti mette davanti delle sfide in cui dopo, quando passi, ti ritrovi in una situazione meglio di quello che aspettavi, capito? Quindi sono contento di guardare indietro adesso e vedere, c'è un percorso che ho fatto in Brasile, qua in prestito in Brasile, quindi che ti danno poi la forza caratteriale anche, no? Prendi tante bastonate che poi dice: adesso sono più forte, e magari per questo che oggi, ritrovando a 29 anni, dico: sono contento perché adesso ho una mentalità diversa, e se arriverò maturo, capito? Anche perché non tutti poi possono maturare la stessa età, insomma, ci sono differenze nel Sì. calcio e nella vita quotidiana ed è giusto che ognuno rispetti i propri tempi, no? Penso sia anche questo, no? Quello che voleva Sì, dirci Paolo. ma anche tecnicamente immagino proprio, Beh, cioè, certo. nel senso, ma basta guardare l'evoluzione del tuo ruolo, no? Cioè, quindi tu davvero eri attaccante, trequartista, E poi però ti sei Tesser ti ha dato una bella mano, quindi, imposto no? da terzino praticamente. Guarda, anche questa è una cosa che mi viene anche da ridere, perché io penso che ho fatto quasi tutti i ruoli, destra, sinistra, davanti. L'anno scorso, gol da terzino, gol da prima punta, capito? Sono delle cose che ti danno poi qualcosa in più, secondo me, perché mi permetti di essere più flessibile anche per una scelta dell'allenatore, quindi. Però hai trovato il tuo adesso in questi ultimi anni, Paolo. Cosa? Dico, hai trovato il tuo ruolo ideale, la tua posizione ideale in campo? Sì, credo che per me avere la fascia, quello spazio, è una cosa che mi permette di sfruttare le mie caratteristiche, diciamo. Non sono un brasiliano come Ronaldinho, capito? A Però volte mi prendono in giro: ma sei brasiliano? Perché i brasiliani qua, gli esempi brasiliani sono sprechi. troppo forti, capito? Sì. Però Quindi. l'esempio che puoi fare al caso tuo, Serginho, che giocava davanti, poi è passato ad essere. Sì, può essere, mi hanno già detto alcuni amici così, anche che Beh, tifano paragone l'Inter. forte, certo, lo so, se la tua umiltà si vede solo nel come mi guardi, cioè, si va per Chiaro. dire, però prima Bravo, bravo, bravo. ne parlavo in redazione, con Giovanni Barzati, dicevo: guarda, devo fare Paolo Azzi, è uno che
giocava attaccante, adesso fa bene da terzino. Pensavamo ai giocatori come chi? Certo. Quadrado, insomma, simile, no? Davanti, poi adesso la Juve è finito. Anche Kostic, per certi versi, insomma, ogni tanto fa il terzino. Samuel Eto'o con Mourinho ha fatto il terzino, vabbè. Certo. Ne abbiamo di esempio. La cosa buona è che ogni tanto la porta la vedo, quindi è una cosa che da attaccante... Nicolò ci chiede, ma il gol contro il Como, volevi veramente tirare oppure c'era così tanto vento che la palla si è magicamente spostata ed è finita in porta? No, io guarda, sono sincero, ho detto anche in intervista... Il mio pensiero lì, allora, giocando a sinistra quando rientro, tu fai un cross verso la porta, quindi è una palla che se non la prende nessuno magari può entrare, quindi il pensiero è quello di fare un cross che vada verso la porta. Quello lì è andato perfettamente, diciamo, il vento mi ha proprio aiutato, quindi è nato quel gol lì. Senti, raccontaci un po' di Ranieri, dai, visto che ce lo chiedono, mi sembra adesso, ecco, Nicolò anche ci chiede, sì, di Francesco Ranieri, ci chiedi un po', perché appunto, ritorno lì, 2 anni fa era in Serie D, adesso si è allenato da un allenatore che ha vinto la Premier League. Che ha fatto forse il più grande miracolo storia del calcio. Sì, della storia del calcio, dai, lasciamoci andare così. Anche i miei amici in Brasile, sai, mi scrivono, mi chiedono... È veramente una, diciamo, un'esperienza molto bella per un calciatore. Io sono contento di ritrovarmi qua, per l'aiuto che mi sta dando anche lui tatticamente. Quindi, come vi ho detto, lui ti trasmette sicurezza, lavora in alta intensità, gli piacciono fare le cose bene, ha anche uno staff molto buono. E quindi che ti permette di lavorare, di migliorare e porta con sé tutta l'esperienza che hai vissuto e quindi tu devi approfittare e lavorare bene. Anche il video che ha pubblicato poi il Cagliari dei primi allenamenti di Ranieri, in cui di fatto lui incitava i suoi giocatori, no? E diceva, è questa la partita, giocate adesso, di fatto, no? E poi vedrete che la domenica avrà i frutti appunto dell'allenamento di settimana, no? Sì, quindi uno deve lavorare bene, approfittare, dare il massimo, è quello che chiedi, quindi, e poi i risultati arrivano. Prima parlavamo di abitudine, qual è l'abitudine che ha Ranieri che più ti ha colpito nell'allenamento, nella preparazione della partita, magari il giorno prima della partita, il giorno stesso? C'è un'abitudine che da allenatore ti ha colpito e dici, ma caspita, questo non lo faceva nessuno? Oh, credo che questa cosa, che ha, il video che ha trasmesso, che è proprio... Allora, lui, una cosa intelligente che fa, secondo me, è che a lui rispetta anche il riposo. Oggi, per dirti, è una giornata di scarico, dove lui sa che abbiamo lavorato molto bene e oggi ci permette di riposare. Però una sua caratteristica forte è che dal momento in cui sei in campo... parte già dal riscaldamento, capito? Quindi non è che tu magari sei lì, ti riscaldi per poi cominciare l'allenamento. No, per lui l'allenamento parti dal momento in cui cominci a riscaldarti fino alla fine, è quello che chiedi, proprio l'intensità, di dare il massimo in quel tempo lì. Non stai tanto sul campo, però il tanto che stai lì deve essere fatto al 100%. Bello. È veramente bello. Noi siamo quasi alla fine. Sì, sarei tutto il pomeriggio a parlare con Paolo, perché veramente ci ha insegnato tanto, secondo me, a chi ci sta anche ascoltando, nella pazienza, nel gestire le cose. Ma poi con Ranieri ti confronti anche, perché mi sa che è nonno, se non sbaglio, Claudio, sì. Il mister Ranieri. E... Anche con lui parli di figli oppure rimanete... a questioni di campo? Sì, no, magari quando è arrivato ci chiede come sta la famiglia, così... Però sì, ci concentriamo sul campo, diciamo. Magari sai qualche richiesta, non so, magari devi... a volte ci capita, no? Oggi ho una visita per mio figlio, magari devo arrivare, non lo so, in questi momenti magari chiedi un aiuto o qualcosa. Comunque Paolo, prossima volta che il Cagliari vince con un tuo gol, devi assolutamente mandarci una foto mentre mangi un altro cibo tipico della Sardegna, eh? Ci teniamo a queste cose, io, una Seadas... Una cosa del genere, cos'altro mi consigli? Vai, beh, la Seada, assolutamente la Seada.
Cioè, è fondamentale che, per chi non lo sapesse, di fatto è un dolce fatto di pasta dentro un formaggio dal sapore molto forte e, diciamo, rifinita col miele sciolto, caldo e scaglie d'arancia. Quindi, okay, quello dopo una vittoria, altrimenti un dolce prima della partita, ovviamente. Un selfie, lo facciamo un selfie, vi taggo così. Sì, perfetto, sì, andate, sì, vai, è una promessa, no, ci teniamo. Perché... Poi, altro? Ma altro... È ovviamente una terra di formaggi, fondamentalmente. Il pecorino, magari sardo, ovviamente, che è meglio di quello romano. Comunque, l'avrei assaggiato, immagino. Questo quello, lo no? dici tu, beh. No, quello è un dato di fatto, non lo dico io. Degli amici romani. Mi piace. A volte la fregola, come dicevi tu, anche. Tante cose. Comunque, a Cagliari si è davanti al mare, quindi si mixa bene questa anima di terra e aria di mare. Sì, sì. Paolo, grazie mille. Grazie a voi, è stato, stato un piacere. Spero stato un piacere. Che ci sia trovato molto bene. Sì, sì. Ci ha fatto molto piacere. Bene. Grazie mille e saluto. Grazie. Buona partita. Ciao Paolo. Ciao, ciao. Bello, mi è piaciuta. Stavo andando avanti a chiedere gli altri. Prima abbiamo parlato su 36 minuti, 30 di bello, cibo e 6 minuti di altro, però è bello così. No. Stai ridendo. Sì, esatto. Aspettiamo il tag allora con la Seada. No, comunque è bello anche perché, sai, spesso magari nella carriera di un calciatore capitano tante cose che magari non fanno sì che tu non arrivi al livello in cui puoi arrivare immediatamente, no? È sì. Dato da tanti motivi, c'è la famiglia, c'è la vita privata, c'è l'ambiente, c'è la personalità e la crescita tecnica di ognuno, oltre che privata, come dicevamo, no? Quindi è un bel messaggio che ci dà Paolo, perché bisogna prendersi tempo, aspettare, dare sempre il massimo, ma ovviamente se è destino e se c'è il lavoro dietro, il momento arriva. No, e credo che occasioni come queste siano occasioni, per dire, nel discorso che ha fatto sui tifosi del Modena, perché tante volte uno si limita a leggere la riga sul giornale, a sentire uno di noi che racconta la notizia fredda. Sì. Secca, che rimane lì. Un momento in cui magari lui non può nemmeno essere esposto a raccontare la sua versione, perché magari al centro di un passaggio che per una categoria minore è grosso, perché è stato un passaggio comunque forse il più importante tra categoria, trasferimento... direi di sì, tra categorie appunto. E quindi è una cosa bella, perché comunque poi quando il giocatore può dire la sua, racconta la verità e magari tutto quello che è stato scritto, è stato detto nei giorni precedenti, cade un po' come base solida, diciamo. Non gli abbiamo fatto una domanda. Quale domanda? Perché secondo me lui è un giocatore fantacalcisticamente parlando devastante. Ma sarà meglio però parlare di... No, beh, certo, di Maialetti e... Perdono, è bellissimo il fantacalcio, sì, bellissimo, no, il calcio, per carità, Maialetti e Seadas. Citando un famoso attore bello, sì. Il fantacalcio, però il cibo, insomma, è un'altra cosa. E sì. Domani Fantaradar. Domani Fanta c'è Fantaradar. Per quello era il collegamento. Esatto. E tanti appuntamenti social come tutte le settimane. Abbiamo Spiega Marelli lunedì per analizzare gli episodi. Croquetas il martedì. I due Dazon Talks, Serie A e Serie B, il mercoledì e oggi, il giovedì. Fantaradar, e poi c'è la Serie A ovviamente su DAZN. C'è l'Europa League stasera, la Conference. Torna l'Europa League, esatto. Torna l'Europa. Questa sera dalle 18 saremo live con Marco Russo e tutti. Poi dalle 18:45 si è subito la Roma, c'è Barça United. C'è la Juve. Leggeri, la Juve alle 21. Ragazzi, grazie mille, sempre un piacere. Grazie a tutti. Ciao ciao.